Spesso mi chiedo perché sto a raccontare i casi miei alla gente. Penso a quelli come me che stanno svegli la notte cercando le frasi per riuscire a parlar di sé. E non sanno fare nient'altro, non sanno fare niente, neanche le lavatrici hanno i maglioni sgualciti. E non guardano neanche la televisione, tranne la notte degli Oscar e qualche film d'azione. Così ho invidiato la gente che vive a Milano e le forme di vita di un pianeta lontano. E chi ha perso tempo per capire il mondo, e chi ha perso tutto per capirsi a fondo. Avrei voluto scoprire altri punti di vista e come stanno le cose e dove sei te. Che cosa pensa tua madre? Che cosa pensano i marziani dei capricci terrestri e di quegli umani buffi che giocano a sudoku e si confondono sempre navigando sul web? Che siamo tutti un po' folli, facciamo cose strane, diamo gli altri dei passi e poi andiamo a cacciare. Esiste un limite alla morale se ogni abitudine è normale. Così ho invidiato la gente che vive a Milano e le forme di vita di un pianeta lontano. E chi ha perso tempo per capire il mondo, e chi ha perso tutto per capirsi a fondo. Avrei voluto scoprire altri punti di vista e come stanno le cose e dove sei te. Adesso che non ci sei più, io ti racconterò di me. Adesso che mi guardi dalle nuvole, che cosa penserai di me? Adesso che non ci sei più, adesso che mi guardi dalle nuvole. Così ho invidiato la gente che vive a Milano e le forme di vita di un pianeta lontano. E chi ha perso tempo per capire il mondo, e chi ha perso tutto per capirsi a fondo. Avrei voluto scoprire altri punti di vista e come stanno le cose